Benvenuti a tutti. Oggi è domenica, 6 novembre 2022. Di seguito l'oroscopo di Paolo Fox. Oroscopo Scorpione. Fuga dalla routine, cambiando ambiente e compagnia. Da tempo la routine vi va stretta, non ne potete più delle stesse facce, ritmi e abitudini, è ora di cambiare tutto, a cominciare dall'ambiente e dal giro di frequentazioni, cercando persone più stimolanti e attività alternative. Tranquilli, a spezzare il cerchio dell'abitudine provvede il dirimpettaio Urano, ricacciando la luna tediosa nelle retrovie, tra le faccende domestiche e le paranoie per la salute, tipiche della casa che la ospita, la numero 6 dell'oroscopo. Bando all'abitudine che fiacca e invecchia, annusate la vita e seguite il suo profumo, opportunità e inviti inattesi daranno un gusto speciale a una domenica iniziato come tanti altri. C'è molta disonestà e ambiguità intorno a voi, qualcuno vicino a voi appare ambiguo, disonesto, inaffidabile. Una donna poco sincera, un'amica infedele, una fiducia male ripagata, donna poco leale e malfidata potrebbe mettervi in difficoltà. Persone poco sincere che vi circondano vi creano problemi e difficoltà. Attenzione alle nuove conoscenze. Oggi avrai la testa tra le nuvole. Impegnati di più e fai bene ogni cosa. Ti potresti distrarre molto facilmente. Ottime chance per ottenere qualcosa che avete a lungo desiderato, affrettatevi a concludere degli accordi che avete in essere e stringete nuove alleanze sia sul lavoro che in affari. Buona comunicazione. Gli affari potrebbero procedere meglio e il lavoro essere brillante se solo vi riuscirà di recuperare quella fiducia in voi stessi che manca da parecchio. E se sui sentimenti le giornate vi sembrano piatte, provate a scoprire nelle cose piccole le profonde gioie dell'amore. A volte basta un po' di pazienza per vincere le situazioni della vita, d'accordo che ne avete passate di tutti i colori, ma che ne dite di seguire il consiglio di pazientare? Oggi potresti venire a conoscenza di un segreto per caso, non svelarlo ad altri e tienilo per te. Una persona cara potrebbe darti un suggerimento importante. Non lasciartelo scappare. Nuove opportunità potrebbero rendervi la giornata particolarmente luminosa, tuttavia cercate di fare le scelte giuste con giudizio. Evita le decisioni raffrettate. Guida con prudenza. Attenzione ai ladri. Discussioni con un familiare. Bene l'amore. Forti emozioni. Venere vi porta a spasso tra i sogni. Alcune novità o importanti in fatto sentimentale vi porteranno a scorgere orizzonti lontani ma facilmente raggiungibili. Una volta tanto sarete liberi di sognare. Oggi attraete i vostri amici come se foste una calamita. Vi chiamerà più di uno, non fate gli scontrosi e passati del tempo con loro, vi rallegreranno la giornata. La giornata di oggi porterà una ventata di freschezza che vi permetterà di guardare avanti senza troppi dubbi ed incertezze. Lavorare con altre persone in questa giornata potrebbe esservi di stimolo per la vostra fantasia, ma anche essere d'aiuto agli altri, se sono carenti in questo senso. Non mancheranno le soddisfazioni nel lavoro e le occasioni per migliorare la situazione attuale. Vi godete una giornata abbastanza travolgente. Quasi tutti i pianeti dell'affettività e del desiderio infatti si pongono in angolo decisamente benefico per lo Scorpione. Questo cielo vi vede protagonisti, non potrebbe essere diversamente. Il weekend premia anche l'amore. Speriamo che ultimamente voi abbiate vissuto un'esperienza speciale. Ognuno ha la propria vita. È chiaro, quindi cosa regala emozione? Un viaggio, un incontro, una passione. Cercate di prendere tutto quello che vi è possibile da questa giornata, soprattutto la positività delle persone che incontrerete. Dovete assolutamente prediligere coloro che sanno affrontare la vita con il sorriso. Vi faranno da esempio e potrete seguirli. Al contrario, se vi chiuderete come quelli che si lamentano sempre, non riuscirete a dare la vostra impronta al prossimo progetto, che comunque è ambizioso e richiede la massima attenzione e la massima predisposizione. Al lavoro anche oggi? Perché no, se capita un'occasione remunerativa o se avete promesso a parenti e amici di dar loro una mano a titolo gratuito, sgobberete come muli, non per denaro, ma per complicità e affetto. Forma fisica pimpante,
Lo sport vi mantiene tonici e snelli, continuate così. Amore ed Eros. Se lui o lei è lontano per lavoro, dove accontentarvi di una giornata solitaria, inframmezzata da chiamate e messaggi. Non fatene una tragedia, avete più tempo per sistemare le vostre cose, riordinare il guardaroba o fare qualche ora di volontariato al canile. Cari Scorpione, attenzione a non esagerare con le spese extra. In amore, aumenta vertiginosamente l'entusiasmo. Giornata non fantastica, ma finalmente riprenderete tutto quello che è vostro. Ricordate che quando si chiude una porta si apre un portone. Evitate di fare gli investigatori ora che è tardi, non ne vale la pena, sprecherete solo il vostro tempo dietro qualcosa che non ha speranze. Venere e Sole sono trionfali per il vostro segno e vi infondono voglia di conquista. Nettuno e Giove si trovano nei romantici Pesci. Via libera alle emozioni e all'esplosione del desiderio, dunque oggi. Tra i vostri film sentimentali preferiti che si confanno all'atmosfera del momento, potremmo inserire un classico come La donna del tenente francese, dove si esibisce la creativa, geniale, Meryl Streep, tipica esponente del Cancro, segno appartenente all'elemento acqua come il vostro, affiancata dal ricco di talento Jeremy Irons, appartenente al segno di terra della Vergine. Un altro celebre attore del Cancro, affine al vostro Scorpione, fu l'intramontabile Yul Brynner e una pellicola molto romantica da lui interpretata, Anastasia, dove recitò accanto alla splendida Ingrid Bergman, altra celebre rappresentante del segno di terra della Vergine. Oggi potreste nelle imprese amatorie ispirarvi a questi intramontabili attori. Lavoro e denaro? Grandi ideali per cui battersi, a patto che ne valga la pena. Se lo fate solo per partito preso, a rimetterci sarete ancora voi. Un viaggio da sballo vi solletica, ma una volta visto il prezzo ci mettete una pietra sopra. Ogni cosa che state facendo costa fatica, ci sono delle soluzioni a medio termine che possono interessare chi sta pensando di cambiare società o gruppo, oppure di rinnovare la propria condizione lavorativa. Il vostro governatore fondamentale, Plutone, vi stimola ad affermarvi e ad agire in campo professionale, specie se svolgete un lavoro artistico. È adesso giunta l'ora di farvi avanti, specie se siete nati nella terza decade. Benessere. Possibili emicranie e sbalzi pressori, ma il rischio più alto è la distrazione, andate a sbattere dappertutto e adoperando incautamente lame e forbici rischiate di ferirvi, perciò cerotto e disinfettante a portata di mano. Se il tempo tiene oggi niente palestra, piuttosto una passeggiata con Snoopy, divertimento e salute per due. Dire cosa intendi oggi sembrerà molto più facile. Le tue emozioni possono esplodere quando meno te l'aspetti, e potresti perfino utilizzare parole pungenti senza rendertene conto. Per lei, preoccupazione per i vostri quattro zampe che vi appaiono apatici e inappetenti, per mettervi tranquille prenotate un controllo dal veterinario. Per lui, tipici malesseri da stress, sfogate il super lavoro della settimana con l'emicrania della domenica mattina. Rimedio, alzatevi e fatevi una bella passeggiata, passerà. Colore delle emozioni, nocciola. Barometro dell'umore, variabile. Pagellina del giorno. Sentimenti, 9, attività, 7, finanze, 7, benessere, 7. Grazie per aver guardato l'idea. Spero di vederti presto.